Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Oggi vi faccio il room tour aggiornato finalmente, è il video che mi chiedete tantissimo, infatti vi ho chiesto su Instagram quale video avreste voluto vedere e in tantissimi avete risposto room tour aggiornato, e quindi eccolo qui. Iniziamo dalla porta, questa qui è la porta, questo è un disegno che ho fatto in quarantena, si può benissimo vedere dalla dispersione. Il primo angolo è questo, dove ho il premio di YouTube, questi quadretti che li ho da tantissimo tempo, infatti c'erano anche nell'altro video. E poi vi faccio vedere qui il mio alberello natalizio che ho comprato da Maison du Monde e ho addobbato con queste cose rosa, dorate, super super cute, come questo per esempio. Poi qui c'è il mio armadio, che è un armadio semplicissimo di Ikea. Mi trovo benissimo perché non occupa troppo spazio in camera, allo specchio, vi faccio vedere qualcosa anche se sono un po' disordinata. Questa è tipo la prima parte. Poi qui, insomma, ci sono altre cose. Questo è lo specchio dove mi faccio tutti i selfie. Poi ci spostiamo da questo lato. Qui ho una cassettiera, anche questa di Ikea, che ha questi cassetti super giganti, tipo metto tutte le maglie, tutti i maglioni. E qui su ho messo questa piantina, che ho preso anche questa da Ikea. Questo qui, dove ci sono tutte le mie cose per la skin care, quindi creme, tonificanti, maschere, eccetera. E questa bellissima cesta l'ho presa da Maison du Monde. Poi qui ho altre maschere in questa tazza di Maison du Monde. E questa invece l'ho presa da Ikea, con questi dettagli che sono stracarini. E poi qui abbiamo il mio super specchio. Per adesso ho le luci natalizie in camera perché ho deciso che volevo far diventare la mia camera tipo il villaggio di Natale. E questo specchio è anche questo di Ikea, praticamente quasi tutto di Ikea. Poi ho questo mobile che ho preso sempre da Ikea, mi dispiace sempre dirlo però magari poi me lo chiedete, dove qui ho diverse cosine, tipo una candela, dei profumi. Qui, questa qui la chiamo ciotola, dove metto le cose che uso sempre per uscire, quindi magari metto le chiavi di casa, gli occhiali da sole, solitamente ci sono pure le mascherine, eccetera. Lì c'è una cosa che uso per esposizione, in realtà è un thermos. Poi qui c'è questo quadro di Ikea, che è bellissimo, il mio quadro preferito. Poi qui ci sono varie cosine, tipo questo me l'ha regalato la mia migliore amica, questo Francesco Sole, lì c'è il mio CD di Harry, che è il mio cantante preferito, qualche cosa per la decorazione. E qui lato ricordi, ci sono questi peluche che ho preso per esempio a New York, quella a Parigi, varie cosine, CD che non ci sono da una vita, però ci sono molto affezionata. E poi qui altre cose per la skincare, infatti vedete. Poi se volete lasciate un commento se volete un video a parte su tutti i miei prodotti per la skincare. Poi qui ho questa sedia, cioè questa poltroncina in realtà. Ve la faccio vedere meglio adesso, aspettate. Eccola qui. Ed è una poltroncina che ho preso da Maison du Monde. Mi piace tantissimo ed è piaciuta a un sacco di persone. È super super semplice in realtà, però è molto molto bella. Anche qui i cuscini li ho presi da Urban Outfitters. Li potete trovare anche online in realtà. Poi vabbè, qui c'è il mio balcone. E da questo lato il lato make-up. Questo è appunto un mobile di Ikea per il make-up. Qui ci sono vari pennelli, qui cose a caso, tipo fascette e varie cose. Qui metto tutti i miei rossetti che uso di più, ma in realtà ce ne sono altri. Qui una pochette Victoria's Secret, un cassettino dove ci sono altre cose. Qui ho le mie acque profumate, deodoranti, il mio specchio che uso per truccarmi, creme, tante altre cose. E qui c'è il primo cassetto dei trucchi,
dove ho diviso il tutto in diverse, in diverso modo. Cioè, allora, appunto, ho diviso le cose in prodotti per il viso, prodotti che non sapevo cosa, cioè non hanno una funzionalità, nel senso sono qua così, e palette. Quindi prodotti, in realtà questi non so cosa sono un po' di cose messe a caso. Queste hanno un senso, perché qui ho messo tutte le palette e qui tutte le cose per il viso. Se volete anche qui un video più approfondito su questo, basta che lasciate un commento qui sotto. Poi qui ho un mobiletto, anche questo di Ikea, che in realtà da questo lato ci sono altri cassetti, perché mi servivano altri cassetti per mettere i trucchi. E quindi qui ho altri cassetti dove ho altri trucchi, scusate, per esempio qui ho queste cose, qui ho vari rossetti, eccetera. Poi da questo lato, appunto, questo mobile dove ho messo queste piantine che ho preso da Ikea, lì c'è Alexa, stop, ok. Questa lampada che ho preso da Maison du Monde, da Ikea, non mi ricordo, comunque sono i negozi in cui compro più spesso. E poi qui c'è appunto questa parete che io amo. È una parete nera che prima non era nera in realtà, l'ho fatta relativamente da poco. Mi piace tantissimo, l'unica pecca per i video, rende il tutto più scuro. Però è molto molto particolare. E qui ci sono varie cose appese, per esempio questo l'ho preso appunto al museo del Louvre a Parigi. Qui ci sono varie cosine, questo da Leroy Merlin. Questo l'ho fatto fare, quindi ho fatto fare appunto la stampa e l'ho fatto incorniciare. Qui appunto ci sono i LED che ho preso su Amazon, perché me l'avete chiesto in tantissimi. E qua c'è una foto con la mia migliore amica, un quadro bellissimo di Frida, e altre cose come ricordi, bacheca. Qui ci sono tutte le fotine che ho messo qui come ricordo. Anche lì su mi piace un sacco tenere tutti questi ricordi. Per esempio qui c'è la bandiera del concerto di Ultimo a Roma, lì c'è un quadro molto molto bello. E poi qui c'è il mio letto. Il mio letto che praticamente, per farvelo vedere bene, magari vi metto così. Eccolo, con un tappetino, anche questo di Ikea se non sbaglio. Il letto è questo qui ed è praticamente un letto che non è né una piazza e mezzo né un matrimoniale, è una via di mezzo, super basso, perché è veramente veramente super basso. E questo qui l'ho preso da Maison du Monde e l'ho ordinato, quindi me l'hanno spedito direttamente a casa. Stessa cosa per la coperta che c'è qui, che è di Maison du Monde, mentre le lenzuola sono tutte di Urban Outfitters. E i cuscini, vabbè, questi sono della Disney, sono stati regalati. E questi sono tutti di Maison du Monde, perché hanno dei cuscini spettacolari, mi piacciono un sacco. Poi qui c'è l'ultima, diciamo l'ultimo angolo, che è appunto l'angolo studio, quello che preferisco di meno. Aspettate, ok, l'angolo che preferisco di meno, però che mi piace un sacco per come l'ho organizzato, appunto questa scrivania e sedia tutte di Ikea, super semplice in realtà, niente di particolare. Appunto qui c'è il mio computer, questo qui lo utilizzo di più in realtà per le cose che voglio conservare, per esempio foto, video, oppure alcune volte per montare qualcosa, ma in linea di massima uso, oppure per vedere qualche lezione, ma in linea di massima uso sempre il mio portatile, che è super super leggero, infatti posso portarlo tipo ovunque, è veramente forse più leggero di un iPad. E questo qui, dato che me lo chiedete sempre, è il MacBook 12 rosa. E poi qui ho, vabbè, cose dell'università, libri universitari, post-it, il mio astuccio. Poi qui ho un cassettino dove ci sono delle cosine tipo post-it, anche qui cose per la cartoleria. Vi vorrei vedere le cose con più attenzione, soltanto che sono davvero tantissime. Per esempio, se vi apro questo cassetto ci sono troppe cose. Qui per esempio tutte le mie cover, vedete, magari che non uso quasi mai in realtà. Qui piastre, pochette, insomma un bel po' di cose. E quindi questo qui è il lato scrivania. Poi qui ho delle mensole dove ho altre polaroid, che appunto sono ricordi, foto con mia mamma, eccetera.
dei libri, ho letto da poco, comunque i più recenti. E poi qui ho delle tazze, il mio raccoglitore della maturità dell'anno scorso, che è un ricordo importante. E lì delle cose, insomma, per fare un po' di... non lo so, per me l'ho messa lì perché mi piacevano. E lì su c'è una C, un cactus, una cosa che ho preso da qualche parte, non in Italia, però non mi ricordo dove, un sacchettino di Chanel perché mi piaceva come stava. E basta, questo è l'angolo studio e questa è la mia stanza. Avrete sicuramente notato che qui c'era una porta e la mia cabina armadio, ma in realtà ci metto un po' di tutto, tutte le cose che non voglio che stanno nella mia stanza, così almeno le metto qua e faccio finta che sono ordinata, in realtà non sono ordinata. Qui appunto ho le mie scarpe, dei altri libri, altre cose che magari mi hanno anche inviato. Qui ho dei ricordi del mio 18esimo, altri vestiti che non sono entrati in armadio, il mio trolley. Qua ho tutte le borse che uso di più. Qui ho il trolley e qui la mia ring light che uso sempre. Qui in realtà c'è un lettino che è un po' così, molto a caso. E basta, questa è la stanza, una stanza in più, così almeno se non mi entrano le cose lì posso usare lei. E nulla, questa è la mia stanza, spero che il video vi sia... non vi ho fatto vedere questa sedia perché sono molto disordinata, comunque questa è una sedia, anche questa di Ikea, che uso appunto per truccarmi. E nulla, questa è la mia stanza, spero che il video vi sia piaciuto. Io adoro guardare questo tipo di video, infatti sono super felice di averlo registrato e quando me l'avete chiesto ero appunto super entusiasta di farlo. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto, io adesso vi saluto da qua e noi ci vediamo un altro... non so più parlare. Noi ci vediamo al prossimo video.